abbiamo con noi il nuovo eletto della Regione Basilicata, il presidente Vito Bardi, al quale io rivolgerei un grande applauso per quest'altra impresa sul nostro territorio, e ovviamente ringraziamo la ministra Elisabetta Casellati per essere qui con noi accanto al presidente anche durante questa campagna elettorale. Grazie, benvenuta ancora una volta qui in Basilicata. Noi abbiamo allestito questa sala stampa proprio per seguire in diretta gli esiti, ecco, della parte finale poi di questa campagna elettorale. Ieri abbiamo seguito i dati che si susseguivano in merito allo spoglio delle varie sezioni della Basilicata. Oggi finalmente possiamo ascoltare dalla viva voce del neoeletto presidente riconfermato alla guida della Regione Basilicata. Io volevo soltanto dare una comunicazione ai colleghi: siccome siete tantissimi, le domande vi chiedo di rivolgere dal posto, tanto il presidente è qui, la ministra è qui, sono a vostra disposizione, ed evitare poi l'affollamento, perché anche per una questione di sicurezza non possiamo poi creare delle condizioni di rischio. E a questo punto lascio la parola al presidente Bardi. Bene, intanto buongiorno a tutti. Pensavo che la conferenza stampa fosse chiusa con quella che abbiamo fatto ieri sera, però vedo che c'è ripetita Juventus, quindi voglio dire, sono felice. Io sono felice anche oggi di incontrare tantissime persone presenti, è un dato significativo e importante per la nostra regione, che vorrei magari sottolineare rispetto a quello che abbiamo detto poche ore fa, alcuni dati che credo che siano dei dati significativi che io mi sono qui segnato. Ecco, diciamo che perché c'è questa grande soddisfazione da parte pure del centrodestra, perché abbiamo vi è una distanza fra le due coalizioni di circa 14 punti percentuali, e credo che questo sia un dato rilevante e che ci deve far riflettere, ed è importante per tutti quanti noi. Poi, rispetto alle elezioni di 2019, in termini assoluti si tratta di oltre 28.000 voti in più, quindi credo anche che questo sia un dato significativo. Il centrodestra nelle sue forze politiche rispetto al 19 registra un incremento nell'area di consenso dei partiti di centrodestra che va dal 34,2% al 40,7%, quindi anche qua c'è stato un incremento considerevole e notevole. Un dato da segnalare è la crescita di Fratelli d'Italia, che passa dal 6 al 17, e il significativo incremento di Forza Italia, che passa dal 9 al 13%. Quindi diciamo, questi sono i due dati significativi per quanto riguarda i partiti della coalizione Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quello che pure voglio sottolineare, apporto significativo sicuramente dato da una parte dall'azione con Calenda 7,51%, e il contributo anche di Unione di Centro con il 2,4%. Per quanto riguarda l'apporto altrettanto significativo è dato dalla lista che appoggiava me, presidente, Orgoglio Lucano, che raggiunge il 7,9%, e la vera Basilicata che ha raggiunto il 9, quindi che nel totale col 2 qualcosa, che alla fine insieme fanno il 9%, in pratica Orgoglio e la vera Basilicata. È evidente che il successo di elettorale di questa competizione io ritengo derivi proprio da questa coalizione allargata. Si parla sempre di allargamento, comunque la coalizione allargata ha dato un risultato che è un risultato
importante. La ripartizione poi dei seggi e vede attestarsi Fratelli d'Italia con 4 seggi, Forza Italia 3, Lega 2, Azione 2, Orgoglio Lucano 1. Questa è la ripartizione dei seggi che ci sarà. Credo che sia importante da parte mia anche sottolineare questa azione di dialogo della fiducia che è stata riposta nella mia persona fra le diverse forze politiche della coalizione. L'allargamento chiaramente è un allargamento che fa riferimento alla condivisione di programmi che sono stati fatti prima dell'evento elettorale e che credo sarà importante, perché condividere questi programmi sarà importante per il prosieguo della legislatura. Un altro elemento che vorrei mettere in evidenza riguarda la rappresentanza femminile, che già nell'ultima situazione vede non più una sola eletta, bensì 3, quindi praticamente diciamo è importante anche questo. Io ritengo, questi diciamo sono dati più tecnici, io ritengo che sia quello da evidenziare è quello che sono riuscito a cogliere, come ho già detto nel precedente intervento, è questo entusiasmo che ho raccolto in queste 3 settimane da parte delle persone che ho incontrato. È stata una campagna elettorale non semplice, però è stata una campagna elettorale molto intensa che diciamo a me personalmente ha soddisfatto per il calore con cui sono stato accolto, ma soprattutto per tutto quello che i candidati che sono stati indicati hanno messo in atto. Sono stati i candidati molto attenti, molto presenti sul territorio, hanno avuto un dialogo costruttivo, hanno raccolto quei risultati che ci si aspetta dalle competizioni elettorali. Mi hanno chiesto se merito di tutto questo deriva solamente da noi o anche da demerito degli altri. Io penso che quando si verificano e ci sono le competizioni è chiaro che c'è sempre il merito e c'è anche il demerito. Voglio dire, sicuramente l'opposizione ha pagato il discorso del candidato che ha dovuto individuare l'11° candidato per poter essere competitivo poi nell'azione. Quindi sicuramente questo li ha un po' indeboliti da un punto di vista anche dell'immagine, però quello che ritengo sia fondamentale è questa risposta che il centrodestra ha raccolto, ma soprattutto quando si vince, ritengo con un distacco considerevole come questo, significa che la gente che vota è gente che ha fiducia in quello che è stato fatto, ma soprattutto ha fiducia di continuare a lavorare con chi ha dato delle risposte significative sul territorio e vuole continuare ancora a darle. Quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per poter continuare nel cammino intrapreso, che è stato un cammino all'insegna del cambiamento, cambiamento che, come io sempre sostengo, non significa fare rivoluzione, ma richiede tempo, richiede attenzione, ma richiede soprattutto in una regione non semplice come la nostra poter dare delle risposte poi ai cittadini, che sono delle risposte che tutti si attendono ma che vorrebbero subito, ma che non è facile realizzarle. Quindi mi auguro di poter proseguire in questo cammino, ma soprattutto di essere sostenuto dalle persone che mi collaboreranno e che, quando poi verrà costituita sia la Giunta con il Consiglio, possa avere un'azione anche più fluida per la realizzazione di quelli che sono poi gli interventi che vogliamo portare avanti. Io ringrazio pure ancora una volta tutte le forze politiche e i leader nazionali che mi hanno sostenuto, a cominciare dalla Presidente del Consiglio, dal Presidente Tajani, dal Presidente Salvini, gli altri che sono venuti qui, mi riferisco sia a Lupi
sia Gianfranco Rotondi a Cesa che hanno sostenuto questa coalizione, a tutti quanti coloro che poi hanno come Calenda e Renzi sostenuta questa coalizione più allargata, e a tutti quanti i il Presidente del Consiglio. E poi credo che sia importante che questa collaborazione, che è una collaborazione credo molto sentita da parte di tutti, continui ad essere tale anche con la presenza di tutte le persone, come il ministro Casellati, che è qui coordinatrice di Forza Italia, che ha condotto insieme al sottoscritto questa campagna elettorale, e tutti gli altri coordinatori, che credo che siano le persone poi che in questo momento sono molto importanti per quanto riguarda la prosecuzione e soprattutto quello che fanno i partiti sul territorio. Io penso di aver detto un po' tutto, sono qui a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande che volete fare. Grazie, grazie a tutti. Grazie Presidente. Allora se c'è, sì, Massimo Brancati, prego. Presidente, adesso innanzitutto complimenti e congratulazioni per l'elezione. Adesso dovrà naturalmente costituire la sua squadra, ha detto subito dopo l'elezione che farà una squadra competitiva e competente. Terrà conto del peso specifico dei singoli candidati per quanto riguarda i consensi, o c'è anche un'ipotesi di giunta tecnica? Di giunta? Tecnica, di esterno. Ma guarda, io dico questo, quando si comincia a lavorare bisogna intanto fare un'interlocuzione con tutti quanti coloro che sono stati protagonisti di questa vittoria, e credo che questa sia la prima cosa. Dopo aver fatto queste interlocuzioni valuterò quelle che sono le soluzioni migliori per la costituzione della giunta. Grazie. C'era Pari delle Porace, se non sbaglio, che si era, ecco, c'è Giuseppe, il collega dell'ufficio stampa, Giuseppe Fiorellini, che vi passerà il microfono. Complimenti Presidente, Pari delle Porace, cronache oltre il giardino trasmissione. Complimenti, una vittoria epocale direi. Lei è, insieme a Vito De Filippo, l'unico Presidente di Regione che in elezione diretta centra l'obiettivo del doppio mandato. La campagna elettorale è finita. Le questioni dello spopolamento per la sopravvivenza di questa regione sono enormi, epocali, non possono essere risolte con la bacchetta magica. Ma l'Università di Basilicata vive un momento di transizione importantissimo per il futuro dei giovani di questa regione. I maggiori istituti di ricerca sul punto ci dicono che entro il 2040 il numero dei docenti e degli impiegati supererà quello degli studenti. Ci sono corsi con 4 studenti, non attraiamo da fuori regione né tantomeno dall'estero, ci sono università meridionali che lo fanno molto bene. La Basilicata credo di poter quantificare a 10 milioni di euro il sostegno per tenere aperto questo importante centro di sviluppo. Credo che sia un punto fondamentale per la vita della Basilicata. Come intende affrontare questa questione? Grazie. Ma penso che ne abbiamo pure già parlato di questo. Io ho delle interlocuzioni proprio in questo ultimo periodo pure con il rettore dell'università. Credo che, come sapete, la regione finanzia l'università adesso con la facoltà di medicina con 15 milioni l'anno, credo che sia una cifra significativa, ma credo pure che sia molto importante una interlocuzione e soprattutto un approfondimento proprio con il rettore, perché bisogna mettere a punto una politica importante, una politica che ci consenta anche di rendere attrattiva la stessa Università della Basilicata. Ci stiamo lavorando, lo stiamo facendo già con la Facoltà di Medicina, abbiamo firmato un accordo di recente fra l'azienda ospedaliera e l'Università per cercare di rendere questa nostra Facoltà di Medicina un punto di riferimento importante per la medicina della Basilicata, sperando che possa poi creare
i nuovi medici che potranno essere impiegati sul nostro territorio. C'è molto da fare, c'è molto da lavorare, però non partiamo da zero. È un cammino che è già iniziato e credo che possa avere una conseguenzialità logica nei prossimi giorni, perché è uno degli argomenti che deve essere affrontato e merita particolarmente attenzione da parte di questo governo. Grazie, adesso invito Francesco Specchia di Libero, chiedo ai giornalisti però di fare delle domande un po' più brevi, grazie. Sì, buongiorno Presidente, intanto buongiorno. Complimenti. Senta, no, vorrei tornare su questa cosa nazionale che è estremamente importante, cioè il vero campo largo, il campo larghissimo l'ha fatto lei. La battuta tra i colleghi era stamattina che Renzi e Calenda sono di destra, ma probabilmente non è una notizia questa. Però vista da lei, allora volevo capire se ha sentito Tajani, avete discusso di questa cosa qui, se può essere questo sogno federatore, che è una cosa molto berlusconiana, estendibile a un modo di operare anche futuro, cioè se vi siete parlati, Tajani cosa ha detto di questo esperimento, perché la vera notizia è questa. E poi capire se effettivamente, dato che la politica è una cosa è fatta di cose pratiche, se ovviamente quando cominciate a partire a fare con la giunta, con i primi atti, se c'è una contropartita, diciamo contropartita in senso benevolo da parte sia di Renzi che di Calenda, cioè c'è qualcosa che loro hanno messo in cima alla lista delle cose da fare? Allora, intanto le dico subito che questi accordi e questo allargamento di campo sono intanto degli accordi che sono stati presi a livello nazionale e poi chiaramente a livello locale. Il fatto di essere riusciti nell'azione credo che sia un risultato positivo per il bene della regione Basilicata. Io con Tajani ho avuto interlocuzioni continue, non ultimo quella di stamane, ma ritengo che ci sia stato soprattutto questo allargamento, perché l'ho già sottolineato, c'è stata una condivisione di programmi, e quando si parla di programmi non si parla e né si fa riferimento alle persone. Il campo largo si fa perché si condividono programmi di coalizione, non si fa riferimento alle persone che compongono le liste, visto che sempre nelle domande si arriva sempre allo stesso punto, giusto? Sì, scusi, però dire... Pittella è stato determinante almeno dal punto di vista numerico o no? Adesso non so, vorrei un commento suo, o quasi determinante. Cioè, credo... Beh, voglio dire, è stato determinante azione, però voglio dire, non si è fatto riferimento al discorso che nella lista ci fosse Pittella, se questa è la risposta che lei vuole. Il campo largo si è fatto perché sono stati condivisi i programmi fra i partiti, poi che nella lista di azione ci fosse Pittella, questo è un dato che riguarda il territorio, ma non è un dato che riguarda il problema che ci si è posto quando si è fatto l'accordo. Io credo che comunque sia importante sottolineare questo, c'è piena condivisione sui programmi più importanti, questa condivisione permetterà alla nostra regione, con tutte le forze politiche che hanno determinato questo successo, di portare avanti quelle iniziative che forse sarebbe stato più difficile farlo se non ci fossimo stati uniti. La prima iniziativa comune, quella che... La prima, noi abbiamo discusso, le due iniziative comuni riguardano soprattutto la parte della sanità, perché siamo tutti d'accordo non di varare un nuovo piano sanitario, noi già siamo in movimento per questo, però condividere quelle scelte e quelle iniziative per una sanità sicuramente migliore sul nostro territorio. E l'altro punto importante è quello delle infrastrutture, perché sanità e infrastrutture sono i due pilastri su cui bisognerà lavorare, e io credo che tutti quanti insieme, con le competenze di ciascuno, potremo portare avanti un programma ben definito. Grazie. Passiamo adesso al collega del giornale Lorenzo Grossi. No, ok, c'è allora una sovrapposizione. Prego, prego. Alberto Gioffreda, Renews 24. Lei tra i dati che ha citato non c'è quello della Lega, volevo sapere se lo considera anche lei al di sotto delle aspettative, poi approfitto della presenza della Ministra Casellati per chiedere se questo dato della Lega in vista dei prossimi appuntamenti regionali, Piemonte, Umbria, probabilmente Emilia Romagna, in qualche modo non può preoccupare tutto il centrodestra.
Ma guardi, devo dire pure questo, io ho sempre pensato che sia importante che ci sia una condivisione da parte di tutti i partiti di centrodestra. È chiaro che nella politica ci possono essere degli alti e dei bassi, voglio dire, la Lega tra l'altro è vero che è calata, però ha anche due candidati, voglio dire due seggi, quindi credo che rispetto agli altri partiti più o meno, voglio dire che si equivalga, perché 4 è Fratelli d'Italia, 3 è Forza Italia, 2 la Lega, 2 Azione, 1 Orgoglio, quindi ritengo che ci siano tutte le condizioni per continuare a lavorare in sincrono tutti quanti i partiti, e non credo che ci possano essere pure a livello politico delle conseguenze sull'assetto del centrodestra. Ringraziamo il collega di Rai News 24 e adesso la parola a Lorenzo Grossi del Giornale. Presidente, buongiorno. Sempre riguardo al temi più di carattere nazionale, io volevo chiedere questo. Lei poco fa ha detto in tutte le elezioni ci sono meriti e demeriti. Io vorrei chiederle, al termine di queste elezioni, sono più i meriti suoi e della squadra, della coalizione che ha riuscito a ottenere questa vittoria, oppure secondo lei è stato anche un contributo rispetto all'onda lunga che il centrodestra a livello nazionale sta conquistando dopo un anno e mezzo di governo? E è vero che ognuno giustamente si deve lavare i panni sporchi in casa propria, ma secondo lei, dal punto di vista opposto, anche la crisi della sinistra sta riflettendo quello che sta avvenendo a Roma, insomma il caos che è stato generato dalle candidature e che quindi ha in qualche modo spianato la strada al suo bis, è stato anche contribuito da quello che è successo a Roma dai vari Conte e Schlein, secondo lei, visto che sicuramente è un attento osservatore nazionale? Ma credo, io sempre, quando ci sono queste cose, ci sono sempre delle interrelazioni tra le cose che accadono. Sicuramente il riflesso nazionale non può non avere ripercussioni sul territorio e viceversa, nel senso le difficoltà che ci sono state nel centro-sinistra nella scelta del candidato, come ho detto poc'anzi, sicuramente può aver pregiudicato, e sicuramente non è un merito che l'opposizione può ascrivere a se stessa. È chiaro che però noi dobbiamo sempre pensare che quando si fanno le elezioni sul territorio, i cittadini che apparentemente appaiono distratti sono invece molto attenti alle cose che vengono fatte. Io credo che sia stata premiata una politica che ha dimostrato e ha cercato di dimostrare, per quello che è possibile, che quando si fanno delle cose concrete i cittadini rispondono a questo appello, perché oramai le persone sono stanche di ascoltare solamente parole, vogliono vedere dei fatti, e quando li vedono danno poi aiuto a chi questi fatti riesce a realizzarli. Quindi la vera sfida qual è? Quella di continuare a fare questo tipo di politica e soprattutto a essere determinanti nell'azione di governo. Questa azione di governo può essere determinante anche con questo campo che è allargato, perché la condivisione, come dicevo prima, di programmi di un campo allargato può dare nuovo impulso, nuove competenze, nuovi stimoli per portare avanti la politica della nostra regione. Grazie, grazie Presidente. C'è Giuseppe Cutro di TRM. Buongiorno Presidente, io nel 2019, quando lei presentò la giunta, le chiesi se, visto che eravate quasi tutti alla prima esperienza politica, lei e 4/5 degli assessori, se ci sarebbe voluto più tempo per riuscire a realizzare quelli che erano gli obiettivi del programma. Oggi lavorerete in continuità, dunque questo lasso di tempo che serviva prima per conoscere la macchina amministrativa verrà superato. Dunque riusciamo a ci può definire un cronoprogramma per realizzare i punti del programma che ci aveva annunciato? Soprattutto la priorità sia da parte sua che delle opposizioni era la sanità. Ecco, riusciamo a dire, lucani, entro quanto tempo riusciranno a avere risposte concrete e reali sul tema della sanità, ad esempio? Grazie. Ma guardi, io quello che ho voluto pure prima sottolineare, noi non partiamo adesso perché abbiamo vinto le elezioni. Siamo fortunati, dico, perché siamo in una situazione di continuità, nel senso tutto quello
che è partito deve continuare a ora vedere quelli che sono i risultati concreti. Per dire, nella sanità si parla del nuovo piano sanitario, ma quello è un problema di carattere più tecnico. Le attività nel campo della sanità sono già in corso, nel senso, voglio dire, noi vorremmo adesso finalmente realizzare quelle iniziative che sono già partite. Quindi faccio un esempio: quando parliamo del potenziamento del CROB, quando parliamo dei concorsi, quando parliamo delle cose da realizzare, sono tutti processi che sono già in itinere. Per quanto riguarda le risposte da dare ai lucani, sono delle risposte che dobbiamo dare nel tempo più immediato possibile. Tanto per far riferimento, liste di attesa, già abbiamo messo in atto delle procedure, speriamo adesso di concretizzarle. Il fatto di aver fatto degli accordi, tipo con l'Università di Napoli, per rivolgerci a tecnici specializzati, a medici di radiologia, che daranno un contributo essenziale per abbassare le liste di attesa, è un altro fatto. Quindi noi stiamo continuando a portare avanti quelle iniziative che già avevamo iniziate, e credo che questo sia un punto di vantaggio su cui ci muoviamo, perché è un punto che ci consente di arrivare prima alla meta. Poi è chiaro che le cose da fare sono tantissime e bisogna farle nel tempo più stretto possibile, ma dando delle risposte concrete a quelle che i cittadini si aspettano. Grazie Presidente, ed ora c'è Ferdinando Moliterno di Cronache. Sì, buongiorno Presidente. Io volevo rivolgerle in maniera riciclata la stessa domanda che Cronache ieri ha rivolto al candidato sconfitto Marrese, per sottolineare il dato dell'astensionismo. Nel senso, lei si sente più deluso dai lucani che hanno votato Marrese o dai lucani che non sono proprio andati alle urne? E che significa essere, visto che uno dei suoi, non slogan, però un elemento che ha sottolineato più volte, che lei si sente il presidente di tutti i lucani, essere presidente con un'affluenza che non ha sfondato il 50%, che impressione le dà e qual è un suo commento? Sì, però pure questo è un dato, voglio dire, che potrebbe essere significativo, a mio modo di vedere, se 5 anni fa avessimo avuto un'affluenza molto superiore a quella di adesso. Mi sembra che, voglio dire, eravamo sul 53%, adesso siamo al 50%, voglio dire, il dato è un dato non estremamente significativo, perché, voglio dire, c'è questo è il punto. Punto. Infatti sono 3 tornate, che anzi nel 2013 è stata ancora più bassa, quindi ad un certo punto credo che si possa ribaltare un certo cliché, quindi non si può parlare più di indifferenza, ma proprio di espressione di un rifiuto nei confronti della politica. Ma guardi, se fosse però questo rifiuto solamente circoscritto alla Basilicata mi preoccuperei, ma siccome questo è circoscritto a tutto il territorio nazionale, io credo che l'astensionismo non sia della regione Basilicata. Ho l'impressione che a volte tutte le cose che accadono qua siano significative per il mondo intero. Noi siamo una regione dell'Italia e succedono le stesse cose che succedono, per esempio il campo largo è stato fatto anche in altre regioni, quindi voglio dire, noi però ci meravigliamo che venga fatto qui, ma ci meravigliamo perché noi diciamo qua viene fatto perché nella lista di azione c'è Pittella. La politica non è fatta solamente di nomi, la politica è fatta anche di intenzioni, di programmi e di condivisione di questi programmi. Se questo c'è, poi è chiaro che si raggiunge l'obiettivo e si raggiungono gli accordi. Io non sono preoccupato perché quelli che hanno votato per... Lei mi ha chiesto se sono più preoccupato per quelli che hanno votato per Marrese e non hanno votato per me. Le competizioni si fanno perché è giusto che ci siano dei contendenti. In questo caso c'è chi avrà ritenuto che votare per Marrese fosse la cosa migliore, però il dato poi alla fine si misura. La politica è fatta di voti, i voti sono il risultato di una competizione. In questo caso la competizione dice che noi rispetto agli altri abbiamo 14 punti in più, quindi voglio dire, io mi sento soddisfatto per questo.
anche se Marrese ha avuto i suoi voti, e questa è la risposta. Grazie, grazie Presidente. Francesco Lo Scalzo dell'ANSA. Buongiorno Presidente, buongiorno Ministra. Presidente, nel corso della precedente legislatura, quella che è finita nella sostanza, lei ha avuto un momento in cui ha avuto degli screzi politici con Fratelli d'Italia, che per un paio di settimane è stata fuori dalla Giunta. La mia domanda è questa: lei si sente più a suo agio politicamente con gli uomini di centro, con le forze politiche di centro come Azione Italia Viva? No, guardate, io intanto questo fatto degli screzi, questo credo che non mi sembra risponda proprio. Io non credo di avere avuto screzi con nessun partito, poi figuriamoci della coalizione. Credo che rientri in quello che poi è la politica, voglio dire, ci sono delle cose che possono essere condivise, altre meno, però l'importante è cercare di essere sempre tutti quanti uniti. Poi, voglio dire, quello che vorrei sottolineare è che questo allargamento in realtà deve essere una cosa positiva per la nostra regione, perché che cosa significa? Se c'è stata questa condivisione, significa che anche le forze che hanno aderito a questo allargamento, che non ho chiesto certo io, ma che mi è stato chiesto, è un modo per riconoscere la buona politica fatta e riconoscere anche nella persona del Presidente quello che possa per il futuro coordinare tutte queste forze per il bene del territorio. Quindi credo che questo sia la cosa più importante. Le posso chiedere un'altra curiosità? Sì. Si è parlato con Marcello Pittella fra ieri sera e stamattina, e se vi siete parlati, che vi siete detti? Ma io voglio dire, ho parlato con tutti, quindi voglio dire, è giusto che sia così. Ma non deve essere né un punto di riferimento né un punto di riferimento competitivo. Esiste nella regione un presidente, esistono le forze politiche che coadiuvano l'azione del presidente, ma tutti allo stesso modo. È chiaro che le risposte che poi vengono date devono essere viste da un punto di vista politico, e chiaramente, siccome la politica è fatta anche di voti, bisogna dare riscontro a chi voti ne ha presi di più rispetto a chi ne ha presi di meno, però anche chi ne ha presi di meno ha la stessa dignità rispetto a chi ne ha presi di più. L'importante è che lo si faccia tutti in un contesto per il bene della nostra regione. Grazie, grazie. E c'è la collega Anna Martino per Repubblica. Salve, buongiorno, complimenti. Buongiorno. Presidente, buongiorno Ministra. Io volevo fare una domanda rispetto ai progetti avviati e da portare avanti. In particolare, indiscrezioni di stampa gli ultimi giorni a ridosso delle elezioni hanno parlato di un rinnovo delle concessioni Eni e Total, in particolare con un'estensione per la Total fino al 2068. Volevo sapere se poteva darci qualche notizia in più e che visione ha, quindi, da questo punto di vista delle estrazioni petrolifere in Basilicata. Grazie. Ma guardi, noi stiamo portando avanti una politica che è una politica insieme alla compagnie per poter progressivamente sul nostro territorio passare dal non oil a quelle che sono le energie alternative. D'altro quanto questa è un'azione che stiamo conducendo anche con le compagnie petrolifere per tutta una serie di iniziative che con loro stiamo mettendo in campo. Perché l'orientamento è quello di cercare di realizzare sul nostro territorio una vera e propria hub di transizione energetica, per cui trasferirci dal fossile a quelle che sono le alternative al fossile, vale a dire l'eolico, vale a dire la possibilità di sfruttare anche quello che sarà poi l'idrogeno. Noi siamo una delle cinque regioni pilota nel campo dell'idrogeno verde, a cui dobbiamo tendere, ma soprattutto dobbiamo tendere a quella politica che ci consentirà di creare un hub energetico alternativo al fossile. Questo è quello che stiamo portando avanti e che vogliamo realizzare. Lo stiamo realizzando anche con le compagnie che attualmente sono sul nostro territorio e che continuano a
operare come hanno operato nel corso degli anni, ma seguendo questa politica che è la politica che vogliamo noi raggiungere per rendere soprattutto il territorio, da un punto di vista anche della sicurezza, ma soprattutto della diminuzione della decarbonizzazione e quindi tutta quella serie di attività che stiamo facendo. L'abbiamo anche fatto col bando per i non metanizzati, che è la prima fase che è stata avviata, che è proprio la prima fase di transizione energetica, perché col fatto che la Regione interviene con molti milioni, che sono poi milioni che provengono dalle compensazioni ambientali delle compagnie, per dare la possibilità di installare pannelli solari, caldaie presso le abitazioni a costo zero, credo che questo sia uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere per il raggiungimento sul territorio della costituzione di quell'hub energetica che dovrebbe essere una delle prime sul territorio nazionale. Bene, grazie. Grazie Presidente. Se non ci sono più domande dei giornalisti, volevo chiedere se la Ministra vuole fare un saluto. No? Va bene così. Voglio comunicare, sì, nel frattempo che ci raggiunge il collega, che a termine della conferenza stampa del Presidente Bardi ci sarà quella di Follia, candidato come sapete per la lista Volt. Questa mattinata era dedicata ai candidati presidenti. Il candidato Marrese non ha inteso partecipare, rispondere al nostro invito, per cui poi vi invito a rimanere qui in sala per ascoltare anche il punto di vista di Follia. Alfonso Pecoraro, prego, dell'ANSA. Buongiorno, innanzitutto complimenti. Presidente, a proposito di interventi a favore dei lucani, entriamo un attimo nelle tasche dei lucani, bonus acqua, bonus gas, se continuerete e se c'è la possibilità o la necessità di correggere qualcosa rispetto ai primi provvedimenti adottati a favore dei cittadini lucani. E la seconda è uno dei temi dominanti di questa campagna elettorale, è stato da parte della sinistra il no all'autonomia differenziata, ovviamente da parte del centrodestra il sì. Perché i lucani dovrebbero convincersi che è la scelta giusta aderire alla riforma costituzionale? Allora, la prima domanda le rispondo subito. Noi quando abbiamo fatto il bonus gas eravamo in una situazione di mercato differente da quella attuale. Nel corso della campagna elettorale alcuni mi hanno detto: ma come mai la bolletta che prima era quasi gratuita ha avuto un incremento? Ho cercato di far comprendere come noi siamo passati da un mercato protetto a un mercato libero. Quando si passa al mercato libero, i distributori del prodotto gas chiaramente applicano dei prezzi che sono differenti a seconda della compagnia a cui fanno riferimento. Allora, questo incremento ha determinato che alcuni abbiano avuto un incremento del costo della bolletta. Però noi negli accordi con le compagnie avevamo previsto e abbiamo previsto una seconda fase che credo entrerà in funzione nel mese di settembre, dove questa distribuzione sarà una distribuzione fatta direttamente dalla Regione. Quindi tutto questo contribuirà a ripristinare quello che era il mercato protetto anche nei confronti di tutti quanti i cittadini, e quindi si ritornerà a quella forma di gratuità che era all'inizio di quando abbiamo cominciato quando è stato dato, diciamo, fra virgolette, il bonus gas. Questo per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda il bonus idrico, sapete che è stato fatto fino a 30.000 ISEE per i cittadini, però stiamo anche incrementando questa attività perché daremo, per quanto riguarda Acquedotto Lucano, sono state messe in atto delle procedure per abbassare il costo dell'energia, quindi man mano che si andrà avanti con gli anni, abbassando il costo dell'energia si inciderà direttamente quelle che sono le tariffe dell'acqua, e quindi potremo intervenire anche per non solo per i 30.000 di sé ma anche oltre, e quindi potremo avere una gratuità. Stiamo lavorando anche per quanto riguarda l'elettrico, però è inutile che anticipo queste cose perché lo faremo bene.
Per quanto riguarda l'autonomia, voi sapete, l'ho già detto ieri, il ministro Casellati ha già fatto tantissimo, ha lavorato tantissimo, non spetta a me dirlo, ma lo dicono tutti. Per quanto riguarda proprio l'energia, il problema della spesa storica è stata una delle battaglie vinte dal ministro Casellati, che è stata esclusa dal provvedimento, e credo che questo sia una cosa importante a cui bisogna sicuramente far riferimento da parte, non penalizza soprattutto la nostra regione. Quello che dice pure Forza Italia, ha sottolineato pure il ministro Tajani, noi siamo per un'autorità differenziata, ma soprattutto a determinate condizioni, vale a dire, queste condizioni, e questo è nella discussione ora che si sta facendo in Parlamento, non devono penalizzare né il Sud e quindi la regione Basilicata. I livelli delle prestazioni devono essere uguali Nord e Sud, e sicuramente noi saremo i fautori di questa autonomia, ma saremo gli oppositori qualora tutto questo non dovesse verificarsi. Quindi voglio dire, l'autonomia differenziata è un termine che io considero positivo, non un termine negativo, quindi dobbiamo essere convinti di quello che diciamo, ma dobbiamo essere convinti di non parlare per slogan. Tra l'altro parliamo di un'autonomia che è stata proposta proprio dalla sinistra, la modifica del titolo V della Costituzione è stata proposta dalla sinistra, che ora avversa questa forma che ha proposto. Queste sono le contraddizioni che avvengono nella politica nazionale. Bene, grazie, grazie Presidente per averci dedicato il suo tempo. Grazie. Era a voi. Importante questo incontro, grazie ai colleghi, che invito a rimanere in sala stampa. Scusa. Perché adesso consentiamo l'uscita del Presidente e la Ministra in ordine, grazie, e aspettiamo invece di ascoltare Eustachio Follia della lista Volt, grazie.